Buonasera a tutti. Le misure messe in campo dal governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ricordo che quando siamo partiti con questo nuovo metodo a zone, eravamo con l'RT a 1,7, l'abbiamo riportato a 0,86, tant'è che nei prossimi giorni regionalmente tutte le regioni potrebbero entrare nell'area gialla. La situazione però rimane difficile e rimane difficile in tutta Europa. Francia, Spagna, Regno Unito, ma anche la Germania, l'Olanda hanno numeri in crescita. In alcuni paesi la Svezia in forte crescita. Il virus continua a circolare dappertutto. Si lascia piegare, ma non si lascia sconfiggere. È per questo che anche tra i nostri esperti c'è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio. In particolare, lo voglio sottolineare, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito l'altro giorno, ci ha fatto pervenire un verbale per cui ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti, la diffusa voglia, peraltro comprensibile, di convivialità e socialità che si accampagna in questi giorni, in particolare nelle festività natalizie. Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni. I giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre, e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste 2 persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
Peraltro le chiese, i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia, per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto, fino alle 22 le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Abbiamo impiegato un po' di tempo, io stesso inizio questa conferenza stampa un po' più tardi, perché volevamo inserire direttamente in questo decreto legge anche immediate misure di ristoro. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti da queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato e in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti, ahimè, alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto rilancio. E vi ricordo che il Parlamento ha appena concluso la conversione dei primi quattro decreti ristori, sono tutti confluiti in un unico decreto, e vi ricordo che in sede i parlamentari hanno fatto un grandissimo lavoro, sono riusciti anche a rafforzare queste misure di sostegno. Ancora il Parlamento in queste ore, in questi giorni, sta completando l'esame e quindi l'approvazione della legge di bilancio, che contiene, come già annunciato, ulteriori interventi. Con il contributo delle forze di maggioranza, ma qui devo sottolinearlo, anche con le forze di opposizione, il Parlamento sta rafforzando il regime degli interventi a favore delle categorie che sono più esposte a questa crisi economica e sono anche meno garantite. Parlo ad esempio dei lavoratori autonomi e anche delle partite IVA. Stanno facendo un grande lavoro tutti insieme e questo è un beneficio per tutto il Paese e soprattutto per le categorie più colpite. In ogni caso, con il nuovo decreto di gennaio, il nuovo decreto ristori di gennaio, provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori su cui non possiamo intervenire in questi prossimi giorni, oltre quindi ai ristoranti e ai bar, e qui interverremo anche con delle misure perequative per evitare che si creino ingiuste differenziazioni di trattamenti. Non escusiamo ovviamente nuovi interventi, dico solo una cosa: in questi giorni c'è molta critica per il cashback. Voglio ricordare che questa misura non è alleata degli assembramenti, è alleata dei cittadini, è una misura di sistema per la rivoluzione del Paese e i benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia. Siamo qui a compiere in questi giorni con il cashback il primo passo per la integrale digitalizzazione del Paese e per pagamenti in piena sicurezza. E tra l'altro diventa in questi giorni anche un concreto sostegno alle famiglie in un periodo così complesso. Ricordo anche che pur nei giorni di chiusura ci sono beni, negozi di prima per generi alimentari, di prima necessità,
quindi si potranno pane, latte, pasta acquistare con uno sconto del 10%. Insomma, abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo pur con misure restrittive al Vaccine Day, il giorno 27 dicembre noi in Italia, un primo gruppo dei paesi europei, insieme ad altri paesi europei ci sarà il Vaccine Day, questo è molto importante. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi, interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme, dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Prego le domande. Partiamo con la prima domanda di TPI, Giulio Gambino, prego. Grazie, buonasera Presidente. Sono passati circa 10 giorni da quando è stato deciso che si sarebbe dovuto arrivare a un nuovo decreto. Allora le chiedo questo, non le sembra che dopo tutto quello che è stato anticipato sui giornali, tutto quello che si è detto, non si sia un po' troppo perso tempo, visto che alla fine le decisioni così tanto restrittive sarebbero comunque dovute essere imposte in tal senso? E alla luce di questo ritardo aggiungo, e mi sembra inevitabile, se ritiene che sia fondamentale l'obbligatorietà della vaccinazione Covid in Italia. Grazie. Le rispondo subito. No, non stiamo perdendo tempo perché queste misure riguardano il periodo 24 dicembre 6 gennaio. Quindi si tratta semplicemente di un intervento ulteriore per rafforzare un piano natalizio che avevamo già predisposto con un certo anticipo, però io l'ho detto dall'inizio. Noi ci muoveremo sempre su basi, su evidenze scientifiche. Se i nostri scienziati, se i nostri esperti, se il CTS ci dice che ragioni di precauzione, tenendo conto di tutto quello che sta succedendo in Europa, non solo in Italia, ma in tutta Europa, si preannuncia una pressione, una circolazione del virus sempre più insistente che richiede per queste occasioni particolari di socialità ulteriori misure rafforzative, noi difendiamo il nostro Paese e interveniamo subito, anche a distanza di qualche giorno. Abbiamo sempre fatto con coscienza e responsabilità. Per quanto riguarda il tema dell'obbligatorietà, noi non prevediamo obbligatorio il vaccino, l'abbiamo già detto, abbiamo fatto una precisa scelta. Lo offriamo facoltativamente, ma sicuramente abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà attestato dalle istituzioni più accreditate e qualificate in Europa, sarà un vaccino sicuro e ovviamente rispettando le priorità per le varie categorie sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano a sottoporsi a questo trattamento. Grazie. La seconda domanda la fa l'ANSA con Michele Esposito. Buonasera Presidente, io farei una parentesi più politica. Il 6 gennaio è più o meno anche il termine, diciamo, entro il quale Italia Viva ha chiesto delle risposte a lei al termine dell'incontro di ieri. Volevo sapere se ha in mente una roadmap per uscire da questo impasse e se in questa roadmap c'è anche l'approvazione subito di un recovery plan anche prima dell'anno, della fine dell'anno. Grazie per questa domanda. Abbiamo l'urgenza di completare subito questo confronto. Come sapete si è completato nei giorni scorsi, ho incontrato tutte le delegazioni, ampie delegazioni per tutti i partiti, per ciascun partito forza di maggioranza. Io credo che siano questi chiarimenti, questi confronti siano necessari a noi per recuperare le ragioni di coesione, chiarezza di intenti, condivisione di obiettivi e siano assolutamente auspicati da tutto il Paese, dai cittadini che non possono certo tollerare che ci sia qualche incertezza nel procedere insieme nella condivisione degli obiettivi da parte delle forze di maggioranza. Quindi abbiamo l'urgenza di procedere e di completare questo percorso di confronto. Nei prossimi giorni avremo dei contenuti già sul tavolo, ho raccolto varie indicazioni da tutte le forze di maggioranza, dovremo definire una lista di priorità,
torneremo a confrontarci con le delegazioni delle rispettive forze politiche tutti insieme questa volta, e dovremo su questi punti definire una priorità. Dovremo dire al Paese, al di là ovviamente della grandissima sfida della pandemia, dove stiamo già lavorando, della grandissima sfida del piano vaccinale, dobbiamo dire al Paese dove vogliamo andare, e sicuramente in quest'ambito, rispondo alla seconda domanda, c'è anche il recovery plan. È un piano che dobbiamo condividere con le forze di maggioranza, e dobbiamo un piano che poi ovviamente dobbiamo approvare tutti insieme nel confronto con tutte le parti sociali, nel confronto col Parlamento. Ci saranno vari step ancora per completare il piano finale, ci sarà tutta la possibilità di passare più volte al Parlamento e di avere un pieno confronto con tutti, ovviamente partendo dalle forze di maggioranza. Abbiamo l'urgenza di definire questo recovery plan. E anche su questo sono arrivate varie indicazioni dalle forze di maggioranza, ma qui credo che dobbiamo essere pronti, liberi, disponibili tutti a perfezionare sino all'ultimo minuto, sino all'ultimo secondo questo piano, nell'interesse del Paese. Non c'è nessun dogma, il lavoro che è stato fatto istruttorio sin qui non prefigura nessun paletto, dobbiamo tutti cercare di essere disponibili in questo confronto a raggiungere quegli obiettivi strategici che abbiamo già delineato nelle linee guida che sono stati approvati dal Parlamento. Terza domanda la fa Sky TG24, Iana Gagliardi. Presidente, buonasera. Buonasera. Il ritardo di questa conferenza stampa e delle parole che tutti gli italiani aspettavano da ore mi porta a chiederle, prima di tutto, visto che appunto le misure che voi dite che stanno così tanto funzionando però portano al fatto che l'Italia sia uno dei paesi davvero con più morti e con una situazione più tragica nel mondo, oltre che in Europa. E poi le misure così attese, che poi sono le stesse che hanno riportato i giornali e che questa sera lei ha elencato, allora, visto che erano attese da giorni, perché siete arrivati a quest'ora di notte con i 645 milioni da destinare alle attività in difficoltà, che sapevate già che sarebbero state in difficoltà per le chiusure? E ancora, lei ha parlato di due persone soltanto, extra i conviventi, da poter ospitare nelle case, ma non si era detto sempre che dentro le case non si può controllare quello che fanno le persone? È incostituzionale, è illegale. Nel momento in cui lei parla di spostamenti, o forse ho capito male io, è un discorso. Oppure, se è dentro le case, chiarisca meglio questo, perché questo non l'abbiamo compreso, almeno io non l'ho compreso. Grazie. Iso dall'ultima domanda, lei dice, ma non è in contraddizione con quello che abbiamo detto sin qui? Un sistema liberal democratico non manda la polizia in casa a controllare cosa stanno facendo nelle abitazioni, quante abitazioni ci sono, a meno che non ci sia, aggiungo, una fragranza di reato, cioè il sospetto che si stia compiendo un reato, e quindi ci sono degli elementi per intervenire direttamente e scongiurare che si concluda, si completi una fattispecie delittuosa. Infatti noi non entriamo nelle case degli italiani. Il divieto, quando poi leggerete, avrete la bontà di leggere il decreto legge, è stato concepito come limite alla circolazione delle persone. Siccome siamo in zona rossa, attenzione, lei deve collegare tutto, noi interveniamo con un inasprimento dell'area rossa. Quindi a quel punto lì stiamo prevedendo veramente forti limiti alla circolazione. Si esce, per intenderci, con l'auto certificazione in tutti questi giorni di festività e anche giorni prefestivi, e allora per compensare introduciamo questo piccolo contemperamento. A quel punto lì chi circola per strada dichiarerà dove va, se va in un'abitazione si potrà poi verificare eventualmente dopo, è chiaro. Per quanto riguarda la prima domanda, invece, era sul ritardo. Guardi, i morti sono, resteranno una ferita aperta nella nostra comunità nazionale per tutti gli anni a venire. Lo sono già adesso, ovviamente. In ragione dell'alto numero dei decessi, ovviamente, tra l'altro non siamo soli. Se voi avete visto, la Francia anche ha superato come noi adesso i 60.000 decessi, il Regno Unito anche.
ma qui non si tratta adesso di stabilire delle classifiche, dipendono da tanti fattori, dipendono ad esempio dal fatto che in Italia c'è una soglia anagrafica molto elevata, abbiamo una popolazione molto anziana, la seconda al mondo dopo il Giappone. Dipende dal fatto che le statistiche ci dicono che i nostri anziani hanno tante morbilità, quindi non a caso voi vedete anche che il virus colpisce, quindi la morte colpisce le persone che hanno già delle comorbilità. Dipende anche dalle abitudini di vita. È risaputo che in Italia siamo un paese in cui gli anziani di solito li teniamo vicini a noi, non vivono come se mai con abitudini di altri paesi, hanno diverse abitudini di vita, insomma dipende da una serie di fattori. Con gli scienziati stiamo assolutamente cercando di approfondire tutti questi dati, però qui la politica dismette il proprio ruolo e affida la risposta alla scienza. Prego. Francesca. Mi fa piacere che lei la fa così facile, quindi fosse stato per lei, li disponeva già da tempo, però le ho detto, guardi, il Parlamento in queste ore, in questi giorni, tra l'altro maggioranza e opposizione stanno lavorando allegramente per mettere a punto, e già il lavoro che hanno fatto sui quattro decreti ristori, ridurli in uno, è stato un grandissimo lavoro. Sulla legge di bilancio si sta lavorando con ulteriori misure di sostegno, avendo oggi deliberato, ripeto, non siamo in ritardo, se guardiamo alle misure vanno dal 24 al 6. Quindi noi comunque stasera va in Gazzetta Ufficiale, interveniamo preventivamente e contestualmente mettiamo sul piatto 645 milioni che abbiamo trovato in queste ore. Le assicuro che al Ministero dell'Economia, come anche al Ministero dello Sviluppo Economico, la Ragioneria stanno lavorando, guardi, non lo dico per una clausola di stile retorica, con tutta questa mole di interventi quest'anno abbiamo fatto non so quante finanziarie. Pensare che abbiano avuto qualche motivo, come dire, di distrazione è un fatto ingiusto nei confronti di tutte le persone che stanno lavorando. Ultima domanda, Francesca Tana dell'agenzia Italpress. Prego. Buonasera Presidente, io invece volevo fare una domanda sulla scuola. La ministra Azzolina punta al rientro in presenza il 7 gennaio, però in molti chiedono di posticipare questa data, alcuni governatori ma non solo, in quanto in queste condizioni secondo loro potrebbe essere molto rischioso. Lei si sente di rassicurare cosa state facendo per il trasporto pubblico locale e soprattutto se state prevedendo finalmente uno scaglionamento degli ingressi magari per i ragazzi delle superiori perché stanno pagando tantissimo. Grazie. Guardi, questa pandemia cosa ci sta insegnando? Ci sta, tra le lezioni che ci dà, e che dobbiamo mantenerci sempre pronti a intervenire, avendo un metodo, massima precauzione, adeguatezza, proporzionalità delle misure, base scientifica e trasparenza. Trasparenza nel parlare, trasparenza nel dire, parlare ai cittadini, mettere a disposizione i dati. Detto questo, per quanto riguarda il capitolo della scuola, sapete che a questo governo sta particolarmente a cuore la piena ripresa delle attività in presenza per tutto il comparto, per tutte le comunità scolastiche, quindi anche per quelle scuole superiori di secondo grado che in quest'ultimo periodo sono passate con la didattica a distanza, perché anche per i nostri alunni di età più grande vogliamo ovviamente offrire anche a loro la pienezza, la ricchezza di un'offerta didattica che ovviamente prevede anche un'interrelazione in presenza, vis-à-vis, con i compagni, con i docenti. Abbiamo programmato attualmente un recupero della didattica in presenza a partire dal 7 gennaio. Per fare questo stiamo lavorando tantissimo. In questi giorni, proprio stasera, durante il Consiglio dei Ministri, c'è stata una pausa in cui tutti i ministri interessati, in particolare la ministra Azzolina, la ministra De Micheli, il ministro Boccia, mi hanno informato che i tavoli presso le prefetture, col coordinamento anche e la partecipazione dei rappresentanti regionali, dei sindaci, delle autorità dei trasporti, stanno funzionando mediamente molto bene. Quindi si stanno avvantaggiando molto per creare quella completa sinergia tra comparti diversi. Il nostro sistema di vita sociale ed economica è complessissimo. Vi assicuro che è difficilissimo integrare il sistema dei trasporti, in questo caso scolastico,
con la differenziazione degli orari, con le esigenze delle comunità cittadine, i sindaci, amministrazioni locali e via discorrendo. Differenziare gli orari, farlo una volta per tutte a livello nazionale, abbiamo constatato è pressoché impossibile. Ecco perché adesso stiamo cercando di farlo a livello territoriale, con la piena partecipazione e anche l'accordiamento dei prefetti e delle prefetture. Tutte le autorità, tutti gli stakeholders che hanno un ruolo stanno partecipando a questi tavoli. Questo ci dà maggiore fiducia di poter riprendere a gennaio le attività scolastiche anche in presenza, evitando che si possa creare quel meccanismo di afflussi che poi può generare ovviamente delle criticità anche derivate ad esempio sul sistema dei trasporti. Rimaniamo convinti alla luce dei dati acquisiti che la scuola non sia focolaio di contagio. Però è chiaro, tutto quello che ruota intorno alla scuola va disciplinato con un'organizzazione flessibile che tenga conto delle realtà, delle esigenze locali, anche perché la città metropolitana, la media città, il piccolo comune hanno esigenze e problemi completamente diversi, vanno trattati di conseguenza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.